Fino a martedì incontri e dibattiti su argomenti di medicina interna di particolare interesse. Una figura, quella dell'internista, che deve avere competenze trasversali di natura clinica, gestionale e relazionale in un settore delicato per l'Italia, che è il secondo paese più anziano al mondo e la medicina interna si occupa prevalentemente di persone anziane. Solo in Toscana nel 2018 l'83% dei ricoveri è stato di over 64 anni, che rappresentano il 25% della popolazione toscana. Sentiamo Andrea Fontanella, presidente nazionale FADOI. La medicina moderna, fronteggiando le malattie acute, permette di sopravvivere all'infarto, alla stroke, anche al cancro. Questo fa sì che i pazienti, proseguendo la loro storia e la loro vita, diventino sempre più complessi nelle loro patologie. E la possibilità di riuscire ad avere un inquadramento generale che tenga conto delle polipatologie e le politerapie è in realtà l'unico modo di condurre con saggezza la gestione globale del paziente complesso.